in diretta con mister Danilo Tricarico, allenatore del Busto 81. Buonasera mister, bentornato ai nostri microfoni. Buonasera a voi. Le chiedo un suo commento mister su questa gara, oggi decisamente il match più atteso di questa giornata del girone A del campionato d'eccellenza, pareggio a reti bianche tra il suo Busto 81 e la Castellanzese capolista. Un suo commento su questa gara? Diciamo che secondo me è stata una partita equilibrata. Dal mio punto di vista la Castellanzese ha giocato meglio nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo preso le misure e forse abbiamo fatto qualcosina in più noi, soprattutto poi dopo ci sono stati gli episodi delle due espulsioni, quindi diciamo da essere un po' contratta come partita si è aperta verso la fine, però è stata una partita fatta da due squadre che sono in testa, è stata una partita che si decide sugli episodi, né da una parte né dall'altra c'è stato l'episodio che l'ha sbloccata insomma. Come si chiede sempre, diciamo, ci atteniamo al copione dopo uno 0-0 tra due squadre molto molto competitive come quelle che si sono incontrate oggi, sono due punti persi o un punto guadagnato che comunque muove le classifiche di ambedue le squadre? Noi, come normale che sia, cerchiamo e vogliamo cercare di vincere tutte le partite, quindi sono due punti persi perché volevamo provare a vincere, dall'altra è giusto ammettere e dar merito alla Castellanzese che sta facendo un qualcosa di davvero importante, e quindi io penso che sia un pareggio giusto. Giusto il risultato, quindi secondo mister Tricarico, al quale come ultima domanda da parte mia chiedo dove può arrivare questo Busto 81, perché anche oggi è stata una partita dove nessuna delle due squadre assolutamente si è risparmiata, il piede non è mai stato tolto, diciamo, quando c'era da combattere, questo è giusto che sia così, questo è il calcio, quindi quanto sarà importante mantenere questa tenuta sia mentale che fisica per un campionato così equilibrato? Il campionato è complicato e lungo, noi non ci nascondiamo e vogliamo cercare di vincerlo, anche se non sarà facile perché ci sono tante squadre attrezzate per poterlo fare, ma siamo convinti di rimanere lì avanti e sperare di accorciare il prima possibile per poi giocarcela fino in fondo. Perfetto, da parte mia di Nero Verde Channel grazie mille a mister Tricarico, ci vediamo nella sfida di ritorno. Grazie a voi, buona serata. Grazie mister, se ci sono altre domande ragazzi. Grazie mister, ci vediamo.